Ciao ragazzi! In questo video vedremo come installare il sistema operativo Mac OS X su un PC nel quale è installato un sistema operativo Windows. Solitamente non è possibile installare un sistema operativo Apple in un prodotto Microsoft. Questa guida è dedicata a tutti gli appassionati di informatica ai quali piace sperimentare nuovi modi per personalizzare il proprio PC e non vuole in alcun modo incoraggiare atti di pirateria o simili. Dopo questa breve premessa possiamo cominciare. L'occorrente per poter installare Mac OS X sarà la ISO del sistema operativo, un hard disk abbastanza capiente e VirtualBox, dato che lo installeremo grazie a questo software di virtualizzazione. Prima di cominciare l'installazione, dovremo configurare il nostro sistema in modo che possa ospitare il sistema operativo di casa Apple. Cominciamo configurando correttamente VirtualBox. Dopo aver aperto il programma, clicchiamo sul pulsante Nuova, che ci consentirà di creare una nuova macchina virtuale. In nome mettiamo ciò che vogliamo, in questo caso io scriverò Mac OS X. In tipo selezioniamo Mac OS X. E in versione selezioniamo la stessa voce se possediamo un sistema 32 bit, altrimenti possiamo selezionare Mac OS X 64 bit. Clicchiamo su Avanti. Nella schermata successiva dovremo decidere quanta memoria RAM dedicare alla nostra macchina virtuale. Secondo il mio parere, 2 GB di RAM vanno più che bene. La seguente schermata ci consentirà di creare un disco fisso nel quale installare il sistema operativo. Selezioniamo la voce Crea subito un disco fisso virtuale e andiamo avanti. Assicuriamoci che sia selezionata la voce VDI e andiamo avanti. Tramite queste due opzioni potremo decidere il tipo di allocamento dello spazio del disco fisso, ovvero allocamento di tipo dinamico e allocamento di tipo fisso. Con il primo, lo spazio a disposizione aumenterà man mano che aumenterà lo spazio occupato, mentre con il secondo avremo una dimensione fissa, che avrà quindi un numero definito di gigabyte a disposizione. Selezionando la seconda comunque avrete un sistema più veloce. La scelta sta a voi. A questo punto dovremo decidere quanto spazio dedicare alla nostra macchina virtuale. Anche questa scelta è arbitraria. Con questo pulsantino potrete selezionare la directory nella quale installare il tutto. Alla fine di queste operazioni potremo cliccare sul pulsante Crea. A questo punto dovremo aspettare qualche minuto, giusto il tempo che venga creato il disco virtuale. Ricordo col dirvi che questa procedura non comporterà la perdita di alcun dato. Potremo avviare il sistema operativo come se fosse un normale programma. Dopo aver creato il disco, dovremo configurare correttamente le impostazioni di VirtualBox. Clicchiamo quindi sul pulsantino Impostazioni. Nella scheda Sistema, assicuriamoci di impostare il chipset su ICH9. Inoltre selezioniamo questa opzione e disabilitiamo questa. Nella scheda schermo dovremo dedicare un certo quantitativo di memoria video. Consiglio un valore di 32 MB o superiore. Inoltre assicuriamoci di spuntare l'opzione dell'accelerazione 3D. Adesso andiamo nella scheda archiviazione e nella sezione controller IDE clicchiamo sul pulsantino aggiungi dispositivo CD o DVD. Clicchiamo su scegli disco e selezioniamo la ISO del sistema operativo Mac. Così facendo, diremo al programma di simulare un'installazione da DVD. In poche parole, quando avvieremo la macchina virtuale, sarà come se nel lettore DVD fosse inserito il DVD del sistema operativo e partisse di conseguenza un'installazione normale. Clicchiamo su OK. La cosa importantissima che dovremo fare affinché il sistema operativo possa avviarsi è quella di abilitare l'accelerazione hardware. Questa opzione può essere abilitata dal BIOS del nostro PC. Per accedere al BIOS normalmente basta tenere premuto il tasto F2 o il tasto CANC all'avvio del PC. Per sicurezza basterà tenerli premuti entrambi per assicurarsi di potervi accedere. Una volta dentro dovremo trovare qualche voce simile a Virtualization Technology e abilitarla. È anche probabile che la voce non sia presente nel BIOS. Per risolvere questo inconveniente basterà andare sul sito ufficiale del produttore della scheda madre, scaricare un utility che permette di modificare i settaggi del BIOS quando il sistema operativo è già avviato e ricercare tramite quel software l'opzione di abilitazione. Questo è ciò che è successo nel mio caso. Io possiedo una scheda madre della MSI, di conseguenza mi sono recato sul sito ufficiale. Ho scaricato l'utility relativa al BIOS.
e da lì ho trovato l'opzione di virtualizzazione. Successivamente mi è stato chiesto di riavviare il PC per apportare le modifiche. Il nostro sistema operativo adesso è pronto per essere installato. Riapriamo VirtualBox ed avviamo la macchina virtuale facendo clic sul pulsantino Avvia. Verrà mostrato un messaggio che ci dirà di premere un qualsiasi pulsante sulla tastiera per installare il sistema operativo dal DVD. Apparirà questa schermata di caricamento. Dopo qualche minuto ci sarà possibile selezionare la lingua italiana da qui. Andiamo avanti. Prima di cliccare su Continua, dovremo configurare l'Utility Disco. Dirigiamoci quindi nel menu qui sopra e andiamo su Utility, Utility Disco. Selezioniamo il disco qui presente, che non sarebbe altro che lo spazio di memoria dedicato precedentemente. Andiamo nella scheda Inizializza e in formato scegliamo macOS esteso. In nome mettiamo ciò che vogliamo. Clicchiamo su Inizializza e clicchiamolo nuovamente qui sopra. Adesso verrà creata una partizione nel disco che avrà il nome scelto da noi. Possiamo chiudere questa finestra. Clicchiamo su Continua e accettiamo i termini di licenza. Selezioniamo dunque la partizione creata poc'anzi e clicchiamo su Installa. Questa è l'installazione vera e propria. Il sistema operativo, come detto precedentemente, verrà installato nella partizione creata. Ci vorrà un po' di tempo, circa 20 minuti. Una volta terminata l'installazione, dovremo riavviare la macchina virtuale. Basterà chiudere la finestra, selezionare questa opzione e dare OK. Riavviamo la macchina virtuale e quando si presenterà questo menu, premiamo F8 sulla tastiera. A questo punto selezioniamo il sistema operativo, ovvero Mac OS X. Diamo invio. Adesso non ci resterà che configurare le varie impostazioni. In questa schermata potremo decidere se trasferire i nostri file da un PC Windows o un PC Mac, oppure potremo evitare l'operazione. Clicchiamo su Continua.